In questo video andremo a vedere come utilizzare il compasso per tracciare circonferenze, archi, semicirconferenze. Ma prima... Allora, ecco qui, questa è la tavola che andremo a tracciare. Focalizzeremo l'attenzione sull'utilizzo del compasso per tracciare circonferenze e semicirconferenze, ma in realtà è la stessa cosa, vale per gli archi. Allora, come sempre, partiamo dalla classica squadratura: in alto a sinistra tra due righine distanti 5 mm cognome e nome, in alto a destra la classe, in basso a sinistra la data e infine in basso a destra la tavola. Per eseguire questa tavola dobbiamo suddividere la squadratura in quattro parti, come già abbiamo fatto per altre tavole. Dopodiché andiamo a lasciare 2 cm lungo l'asse verticale dal bordo di sinistra e andiamo a tracciare un puntino ogni centimetro. Quindi attenzione, si lasciano prima 2 cm e poi andiamo a tracciare un puntino ogni centimetro. Andiamo avanti e arriviamo fino al centro. Molto probabilmente non vi rimane un centimetro tra l'ultimo puntino e il centro, ma è corretto così. Attenzione, non dovete assolutamente continuare arrivati al centro, ma dovete a questo punto ripartire e fare la stessa operazione da destra verso sinistra, ok? Altrimenti poi la tavola non viene simmetrica. Quindi, una volta che ho tracciato i miei puntini distanti un centimetro fino ad arrivare al centro, ripeto, ci può rimanere uno spazio che non è pari ad un centimetro, è corretto. Riparto e faccio la stessa operazione da destra verso sinistra, quindi dal bordo lascio 2 cm e vado a tracciare il primo puntino e così vado avanti, ok? Un puntino come sempre ogni centimetro e arrivo in questo modo. A questo punto sono a posto e posso procedere. Allora, in questa tavola tracceremo semicirconferenze o archi, che dir si voglia, e circonferenze di raggio variabile. Il punto in cui dobbiamo andare a posizionare il compasso è questo punto qua, è l'intersezione tra il bordo di sinistra e l'asse orizzontale. Apriamo il compasso fino a far coincidere la mina sul primo punto. A questo punto impugniamo, come già detto nello scorso video, nella parte superiore con la mano con cui disegniamo, pollice, solo pollice ed indice, e li andiamo a far scorrere l'uno sull'altro. In questo modo andiamo a tracciare la semicirconferenza. Ora qui, per la grafica, sembra che io parta da questo punto qui. Voi vi conviene aprire il compasso fino a qui e poi partire o da questo punto qua o da questo punto qua, in modo da fare con una sola passata tutta l'intera semicirconferenza. A questo punto poi vi basta allargare il compasso, quindi adesso io per motivi grafici faccio entrare e riuscire il compasso e lo allargo, ma voi potete tenere anche fermo il compasso puntandolo qui e andate ad allargarlo fino a far coincidere la mina con il secondo punto. Mi raccomando, cercate di meccanizzare questa operazione e di essere precisi nonché rapidi. A questo punto andate ad impugnare, come sempre, con il pollice e l'indice della mano con cui disegnate il perno superiore, vi allineate o inferiormente o superiormente e tracciate la seconda semicirconferenza. E così andate avanti, ok? Avanti, avanti, avanti. Quando ci si ferma, vi fermate quando vi accorgete, eccoci qua, che se andate a tracciare un'altra circonferenza, questa circonferenza, semicirconferenza, andrebbe a toccare il bordo superiore. Quindi quando vi accorgete che la prossima semicirconferenza potrebbe andare a toccare il bordo superiore, vi fermate. A questo punto fate la stessa operazione nel quadrante di destra, quindi riprendete il vostro compasso, con la mano con cui disegnate lo puntate per bene in questa posizione qui, con la mano di supporto lo tenete per un attimo e poi lo rimpugnate di nuovo con il pollice e l'indice della mano con cui disegnate nel bordo, nel perno superiore. Vi allineate al puntino distante 2 cm, poi partite o da sotto o da sopra, da come vi rimane più comodo, fate scorrere, mi raccomando, il pollice sull'indice e andate a tracciare la prima semicirconferenza. Dopodiché allargate il compasso a questo punto di 3 cm, lo andate a impugnare nuovamente superiormente, facendo scorrere quindi pollice su indice, andate a tracciare la seconda semicirconferenza e così andate avanti. Anche qui vi fermate
quando vi accorgete che la prossima semicirconferenza andrebbe a toccare il bordo superiore o il bordo inferiore. A questo punto andiamo a tracciare le circonferenze. Quindi prendiamo il compasso, puntiamo perfettamente questa volta nel centro, saltiamo il primo puntino perché altrimenti sarebbe impossibile fare una circonferenza col compasso così, così piccola, quindi passiamo al secondo puntino, impugniamo il compasso nella parte superiore, pollice su indice, andiamo a farli scorrere, incliniamo leggermente il compasso in avanti e tracciamo la nostra circonferenza. E poi andiamo avanti, allarghiamo di nuovo fino ad arrivare al secondo puntino, anzi sarebbe il terzo, e traccio l'intera circonferenza e così vado avanti. Ora, perché abbiamo fatto prima le semicirconferenze e poi le circonferenze? Perché vedrete che fare una semicirconferenza è molto più facile piuttosto che una circonferenza completa. È fondamentale per fare una circonferenza completa impugnare correttamente con il pollice, l'indice e il compasso e farli scorrere l'uno sull'altro. Altrimenti, se inizio a tenerlo in maniera diversa, difficilmente riesco a fare una rotazione completa. Qui andiamo avanti. Anche in questo caso, quando ci fermiamo, eccoci qua. In questo caso ci fermiamo qui, perché ci accorgiamo che se andassimo a fare una ulteriore circonferenza, questa andrebbe a toccare il bordo superiore. Quindi ci dobbiamo sempre fermare prima di fare quella semicirconferenza o quella circonferenza che andrebbe a toccare il bordo superiore. Abbiamo quindi visto in questo video come utilizzare correttamente il compasso per tracciare archi, semicirconferenze e circonferenze.